Salve a tutti, oggi vi farò vedere una torta elegantissima e buonissima, molto facile da fare. Sarebbe la mousse, ricotta e amarena, con dischi di pasta frolla sotto e sopra. Vi faccio vedere, molto semplice, ma farete una bellissima figura. Andiamo a vedere. Prendiamo la pasta frolla, così facciamo subito questa torta a mousse di ricotta. La tiriamo a spessore 3 mm. Facciamo dei dischi, ogni torta ci andranno due dischi, uno sopra e uno sotto, e andiamo a cuocere a 170 per 10-12 minuti. Taglio con questo, voi anche se avete un piatto con il coltello fate intorno, insomma basta che fate dei cerchi. Ecco, adesso li andiamo a fornare. Sono appena uscite dal forno, adesso andiamo a fare la mousse alla ricotta. Intanto mettiamo il piatto sotto, l'anello sempre con l'acetato, ricordate, se non ce l'avete potete tagliare la carta da forno a misura, questo serve solo per staccarla meglio, anche se io poi ce lo lascio, così al frigorifero non prende l'odore del frigorifero perché è coperto proprio da questo acetato, però a me è diverso, voi per casa potete anche non mettercelo. Casomai poi con il fiammello andate intorno e si stacca ugualmente. Allora, disco di frolla sotto e adesso andiamo a riempire di mousse. Ecco qui la ricotta di pecora. Questa è ricotta di pecora passata al setaccio, di modo che viene bella fine. Però la ricotta deve essere bescolata. Almeno 3-4 ore la mettete a scolare su uno scolapasta e gli fate tirare fuori tutta l'acqua, se no poi se si ammorbidisce troppo la mousse non viene. Allora la proporzione è, allora, io sto facendo una dose più alta, ovviamente voi la dividete come volete. Quindi la proporzione, 1 chilo di ricotta, 350 grammi zucchero a velo, la ricotta ripeto passata al setaccio, 350 zucchero a velo, si gira bene con la marisa e la panna andrà 1 litro di panna perché panna e ricotta la stessa quantità. Quindi 1 chilo di ricotta, 1 litro di panna montata. Questa è la proporzione per fare la mousse. Mi raccomando, poi quando la girate, di girarla dal basso verso l'alto, ora vi farò vedere come, per far sì che non smonti. Deve rimanere bella spumosa. Quindi adesso qui andremo a mettere la panna. Questa già è ricotta e zucchero. Adesso mettiamo la panna. La panna è senza zucchero. Ma se a voi vi piace ancora un pochino più dolce, potete mettercelo perché nella ricotta già c'è lo zucchero, no? Io un pochettino nella panna ce lo metto. Vedete? Senza smontarla, eh? Deve venire bella bella spumosa. Io qui vorrei farla con le amarene, che amarene e ricotta è buonissima, altrimenti si può fare anche con le scaglie di cioccolato. Ok, questa è la mousse di ricotta. Adesso con la sac à poche andiamo a riempirlo fino a metà. A metà ci mettiamo le amarene con il succo, questo è uno spettacolo, eh? Questa è una misura piccola di amarena, eh? Se sono grandi ovviamente le tagliate in due. Adesso rimettiamo un altro po' di ricotta sopra e poi andiamo a chiudere con l'altro disco di frolla. Vedete? Andiamo a chiudere, questo lo possiamo mettere, anzi lo mettiamo al contrario,
così poi con lo zucchero a velo sopra viene bello paro e andiamo a chiudere. Se in cottura un pochino si allarga, quindi non va preciso nell'anello, ovviamente con il coltellino diamo una leggera rifilata a tutto il bordo. Ora che l'abbiamo chiusa, andiamo in congelatore per un'oretta e mezza. Allora, tolte dal congelatore, noi diamo una passata di zucchero a velo leggera con la mano. Pareggiamo tutte le varie imprecisioni e finiamo di spolverare. Una volta spolverato, lasciamo una piccola decorazione. Di mousse di ricotta e due amarene. Così, ricordate che quando si decorano le torte, quello che mettiamo nella decorazione sopra vuol dire quello che c'è dentro, vedete? Quindi io così capisco che dentro c'è ricotta e amarene. Questa è una cosa molto importante. Adesso leviamo il cerchio e la torta è pronta.